Buonasera. Mister, un buon Catanzaro, insomma, un po' di difficoltà, ma insomma lei lo prevedeva, visto che insomma aveva detto che voleva avere come giocare contro squadre più attrezzate rispetto a quelle viste nelle amichevoli, però insomma in definitiva sì. Sì, inizialmente voglio ringraziare il pubblico perché veramente è stato eccezionale, anche i ragazzi l'hanno sentito, perché il primo quarto d'ora abbiamo fatto fatica, però è veramente un pubblico che ti dà tanto, e qualcuno magari non era proprio abituato e si è reso conto cosa vuol dire giocare nel Catanzaro, quindi vi ringrazio, perché comunque in una partita di Coppa Italia vedere questo attaccamento, questo incitamento fa sempre piacere. Per quanto riguarda la partita, ci aspettavamo delle difficoltà come avevo premesso, però a dire penso che la vittoria sia stata meritata, sia stata guadagnata sul campo per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto delle cose buone, qualcuna un po' meno, però è tutto nel percorso che questa squadra sta procedendo, insomma. Sembra, insomma, voglio dire, evidente, mi sembra, insomma, il giocatore trascinante in questa fase mi sembra Andrea Russotto, e pure le squadre praticamente in qualche modo cambia il ritmo di gioco, insomma, questo da una parte è un bene, però dall'altra forse potrebbe essere un male, visto che probabilmente poi si potrebbe diventare troppo Russotto dipendente, anche in prestissimo. Ma no, vabbè, se abbiamo dei giocatori forti è giusto che, cioè, che non sia un male, è un bene, credo. Più giocatori forti abbiamo, meglio è per il Catanzaro, insomma, per la squadra, quindi non penso che sia un Catanzaro dipendente da un singolo giocatore. Siamo una squadra, dobbiamo diventare una squadra, e su questo stiamo lavorando, al di là del singolo, delle qualità e di quello che uno può dare in un certo momento. Ci saranno altri giocatori che entreranno in forma magari un po' più avanti, cioè senza magari, entreranno in forma un po' più avanti e daranno anche loro la loro parte. Cos'è che ti è piaciuto di me? A dire il vero, il primo quarto d'ora abbiamo sofferto, loro hanno fatto una grande pressione, erano molto più sciolti, noi facevamo fatica, abbiamo sbagliato tanti passaggi semplici, eravamo un po' troppo timorosi, però ripeto, ci può stare, non è semplice per tanti di loro giocare davanti a un pubblico così importante. Dopodiché la squadra si è sciolta, c'è stato secondo me un buon 20-25 minuti dove dovevamo far girare ancora più velocemente la palla sugli esterni, perché andavano in difficoltà, loro si erano chiusi molto bassi, era difficile trovare delle palle filtranti nel centro dell'area, dovevamo essere un po' più bravi, un po' più veloci a girare palla sugli esterni, però hanno cercato di fare quello per cui avevamo preparato la gara, quindi quando si vede la dedizione e l'impegno un allenatore poi rimane soddisfatto. Abbiamo visto un Vigor Lamezia che ha ingabbiato abbastanza bene il centrocampo di Catanzaro, nel senso che le azioni sono partite spesso dal fuori di palla della difesa per sfociare sui due laterali nostri. È stata appunto brava la Vigor a ingabbiare i tre di centrocampo, o c'è qualcosa un pochino che ancora, giustamente, visto che il calcio d'agosto era un po'... No, sicuramente dobbiamo cercare di muoverci un pochettino meglio, però loro la superiorità numerica, giustamente come dici tu, ce la lasciavano sui due difensori centrali, quindi dovevamo essere bravi con i difensori centrali a cercare di impostare il gioco, perché loro soprattutto all'inizio riuscivano, visto che le energie erano comunque quasi al massimo, riuscivano a pressarci con parecchi giocatori, quindi non ci permettevano di giocare semplicemente. In quei casi lì deve giocare il difensore, devono muoversi un po' meglio i centrocampisti, perché comunque se riesci a uscire da queste situazioni di pressing poi crei delle difficoltà, perché per pressare così alto devi portare tanti giocatori, noi ce l'aspettavamo, insomma. Abbiamo visto una cosa ammirevole, dire i due difensori laterali attaccare tantissimo la fascia in fase di attacco, e abbiamo visto anche Fioretti tornare indietro per aiutare la difesa di testa. È una cosa che vedremo anche durante il campionato
Sì, io ho chiesto il sacrificio da parte di tutti, anche perché a un certo punto giocavamo con quattro attaccanti e se non partecipano è una cosa che non puoi fare. Siccome avevo visto in questo mese la disponibilità al sacrificio, abbiamo rischiato di mettere questi quattro giocatori offensivi, però ripeto, devono lavorare in un certo modo, se no nessuna squadra riesce a supportarli. Una delle due punte deve comunque abbassarsi, l'ha fatto bene Fioretti, è entrato Germinale, ci ha dato una mano. Quindi è importante anche quando uno entra, riesce magari a darti qualcosina che in quel momento per tante ragioni manca. Mister, mentre parliamo si stanno allenando, chi ha giocato poco non ha giocato, in che fase della preparazione siamo? Solo carico o si inizia un po' a scaricare? Ma adesso abbiamo finito chiaramente dalla partita di stasera, aspettavamo il responso per quando andare a giocare, adesso abbiamo questo impegno il 28 e poi il 1° di settembre, quindi dobbiamo bilanciare queste due settimane che mancano alla fine del campionato, perché comunque la squadra ha messo tanta benzina, adesso dobbiamo cercare di lavorare un po' più sulla rapidità e sulla tenuta, perché nessuna squadra in questo momento può stare in campo 90 minuti e questo si è visto palesemente sia con Catanzaro che Lamezia, gli ultimi 20-25 minuti sei sulle gambe, ma è normale, se una squadra ha lavorato poco magari in questo momento è più brillante, tiene meglio il campo, però alla lunga credo che il lavoro che abbiamo fatto dia delle garanzie per avere una tenuta un po' più lunga, questo è il nostro pensiero. Presidente, la domanda è probabilmente tutto l'argomento, 6 anni senza distinti, insomma, in questo stadio che continua ad essere una palla al piede. Se vi ricordate, io l'anno scorso ho detto che mettere la firma per i distinti per 2014-2015, ma mi sembra che ancora 2016 qua. Vediamo quello che succede, però sto vedendo poco interesse, cioè parole. Adesso è ora di fare i fatti, io mi batterò per questo, perché è importante che Catanzaro abbia distinti, perché Catanzaro lo merita la città di Catanzaro, tutta la tifoseria e anche noi come società meriteremmo avere qualche persona in più. Il mister attende ancora un rinforzo, almeno uno, insomma, glielo daremo a breve. Ma stiamo lavorando, arriverà qualche giorno, perché giustamente... Stiamo cercando di valutare il meglio che c'è, quello che può fare meglio a caso nostro, ma sicuramente arriverà il prima possibile, perché sappiamo che il centrocampo manca qualche persona e arriverà. Chiaramente penso che con il centrocampo che abbiamo in mente noi sarà molto Catanzaro, anche se non vi nascondo che oggi ho visto un bel Catanzaro che, come abbiamo detto nel passato, quest'anno ci farà divertire. Io sono contento delle scelte che abbiamo fatto, di tutti i ragazzi, oggi mi sono piaciuti tutti. Certo, Russotto ha fatto quel gol che solo Russotto poteva fare, però la squadra tutta, perché Martignano cosa ha fatto? Tutti, come? Speriamo che anche altri. Speriamo che anche altri. Ma lo fanno, ma non è che noi abbiamo solo Russotto, noi abbiamo una squadra veramente, veramente compatta, l'abbiamo visto, anche in difesa, abbiamo visto che anche se all'inizio abbiamo fatto un piccolo errore, però un errore si può anche fare, però abbiamo rimediato, abbiamo fatto una bella partita e onestamente non so cosa ha detto, ma io penso che qualche gol in più ce lo saremmo anche meritato. Presidente, grande resta i botteghini, organizzativamente si poteva fare qualcosina in più. No, guarda, mi dispiace, questa purtroppo è una pecca di Catanzaro. Noi stiamo lavorando da tanto tempo. Purtroppo non si può pretendere di venire alle 3, alle 6, quando la partita inizia alle 6. Non si può fare, perché tutti una volta non le possiamo servire. Come si fa? Quindi, siccome Catanzaro hanno questa cattiva abitudine, e si devono abituare che lo stadio si viene alle 5 e mezza, si viene alle 5, il biglietto si compra prima. Noi è da stamattina che siamo aperti. Se le persone fossero venute al tempo giusto a comprare il biglietto, oggi sarebbero entrate tutte. Purtroppo questo è successo anche l'anno scorso e succederà anche fra 10 anni, anche se noi abbiamo 30 botteghine, la stessa cosa è, perché anche 30, ma in 10 minuti non si possono servire tutte le persone che devono venire allo stadio, quindi questo è il problema. Però poi chi è stato allo stadio ha dato il suo contributo. Ma per l'amor di Dio, ma noi... Io non, ho detto sempre, lo dirò, per noi la nostra linfa vitale è la tifoseria, cioè io penso che una partita di Coppa Italia che si fa il 18 di agosto, questa tifoseria, non credo che altri stadi ce l'hanno, altri campi ce l'hanno, quindi questo ringraziamo tantissimo la tifoseria. Certo, ci sarebbe piaciuto avere qualcuno in più, perché sia il lato economico, anche quello di vedere un cenacolo più pieno, più
con più entusiasmo, però siamo contenti così.